Buonasera e amici di Sessione, io saluto e ringrazio la mia ospite di questa sera, l'avvocato Fabrizia Vaccarella, grazie per essere con noi naturalmente. Grazie a voi per l'invito. Io ho voluto invitare l'avvocato. Avvocato, ecco, una cosa importante, perché ormai siamo, diciamo, in regime di politicamente corretto. Avvocato o avvocata? Avvocato va benissimo. Perfetto, va benissimo. Ok, io chiedo sempre per correttezza. Perché diciamo che ho avuto occasione di vedere un suo intervento in una rubrica settimanale che io seguo praticamente tutte le settimane, che viene onda su BioBlu e poi anche sul canale YouTube del canale si chiama Pangea, è praticamente la rubrica di politica internazionale, anzi rassegna stampa di politica internazionale curata dal giornalista Manlio Di Nucci. E in conclusione della puntata, praticamente andata in onda proprio 7 giorni fa, quando registriamo noi questa nostra conversazione di oggi, la potete naturalmente andare a trovare, troverete anche secondo me molte altre informazioni interessanti oltre naturalmente a questa iniziativa. Come sempre vi consiglio, tra parentesi, di seguirla, perché ci sono tutta una serie di notizie che a mio avviso sono interessanti e tra l'altro aggiungerei che spesso non si trovano attraverso altri canali o altre fonti di informazione, diciamo, più tradizionali, usiamo questo termine, più mainstream, ecco, per usare in gergo in essere. Questa iniziativa che voi avete varato sulla falsariga del ricorso che, ricordiamo, è stato presentato dalla Unione Sudafricana presso la Corte Internazionale di Giustizia, e questa iniziativa giudiziaria ha una valenza, a mio avviso, anche in parte storica, si potrebbe definire. Perché per la prima volta, probabilmente credo che nessuno di noi l'avrebbe mai pensato, anche soltanto forse poche settimane, pochi mesi fa, è stato chiesto alla Corte di pronunziarsi contro una precisa accusa che viene rivolta contro lo Stato di Israele, e l'accusa in questione si chiama genocidio. È chiaro che parlare di genocidio riferendosi a Israele, ovviamente sulla falsariga di quanto accade, lo sappiamo tutti purtroppo, con il terribile crimine dell'Olocausto, sembra quasi una, come dire, un paradosso, un'assurdità, però sappiamo anche quello che sta avvenendo sotto gli occhi di tutto il mondo nella striscia di Gaza a partire praticamente dall'indomani del 7 ottobre. Al tentato terroristico che condanniamo tutti quanti senz'altro, perché qui siamo tutti contro la violenza e contro le azioni criminali, contro chiunque vengano perpetrate. Chiedo scusa per il capo iniziale, però diciamo che sembra opportuno sempre dire certe cose, perché sennò poi ci sono, come dire, una serie di osservazioni di ordine strumentale che vorrei prevenire direttamente. Poi parlando con un avvocato credo che sicuramente saprà bene che cosa voglio dire. Diciamo che però, ecco, questa iniziativa, a mio avviso, nel nostro paese, tranne i canali di informazione indipendente, non ha avuto un grandissimo risalto. Se ne è parlato, per carità, se ne è parlato, però anche quando si è parlato di questo parere, che anzi le chiederei se posso farlo, anche un breve spunto di questa prima pronuncia, che non è una sentenza, perché le sentenze di questa corte, diciamo che hanno un iter molto... Sì, stiamo parlando, ho sentito tra i 5 e i 7 anni addirittura, mediamente, quindi vi lascio immaginare un ricorso che praticamente è stato presentato da pochissimo, è ovvio che non può essere definito. Però intanto la Corte un parere su questa richiesta del Sudafrica, che tra l'altro è stata appoggiata anche da tutta una serie di altri governi, questo è importante ricordarlo, ha già avuto un primo riscontro, perché la Corte in realtà si è espressa attraverso, ecco, non so esattamente giuridicamente parlando quale sia la formula esatta, una sorta di parere, ordinanza. Ordinanza. Perfetto. Che reca già al suo interno una serie di contenuti. Ecco, il primo punto, poi le cedo subito la parola, è che la Corte ha ritenuto il ricorso non infondato. Lo traduco, chiedo scusa per chi non è, diciamo, addentro questioni giuridiche. Non infondato vuol dire che la Corte non è che ha detto che c'è stato o si è consumato genocidio, però ha detto che ha, diciamo, potestà di pronunciarsi sulla questione. Ergo, evidentemente, non è un'accusa, uso un termine agiuridico, campata per aria, ecco, quella che ha presentato il Sudafrica. E qui si collega poi anche la vostra iniziativa. Però, se lei è d'accordo, partirei prima da questo, diciamo, da un piccolo punto di questa pronuncia, che non è stata, a mio avviso, sufficientemente chiarita, tranne ovviamente chi segue i canali dell'informazione indipendente, ma questo è un altro discorso. Grazie, avvocato. Prego. Ah, no, è correttissimo quello che è stato sottolineato, perché, allora, ricordiamo che il Sudafrica ha portato del materiale
Parlando proprio di reato di genocidio, vorrei precisare che cosa si intende per reato di genocidio, perché c'è una convenzione del 1948 che è stata deliberata proprio dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e che specifica che si tratta di genocidio non solo quando si uccidono membri di un gruppo, ma quando si deportano fanciulli, si impediscono le nascite, si trasferiscono le persone altrove. E perché genocidio? Perché queste modalità comportano di fatto la soppressione di un gruppo etnico, religioso o quant'altro, cosa che è considerato il popolo palestinese, perché ricordiamoci che la Palestina c'è come osservatore all'interno delle Nazioni Unite, come lo Stato del Vaticano, e non è ancora considerato Stato a tutti gli effetti come partecipante. Quindi dicevo, l'accusa è stata di genocidio. Ma non si sono limitati a riferire quello che dice l'articolo 2 della Convenzione, hanno dato documentazione anche sui trasferimenti della popolazione, sulla devastazione degli ospedali, su tutto un insieme di iniziative di fatto, quindi dei comportamenti attuati pienamente, che dimostrano come la finalità o come l'indirizzo potesse essere solo quello di volerlo sopprimere questo gruppo. Dall'altro, il materiale che ha portato il Sudafrica riguarda le intenzioni, perché come sappiamo, qui parliamo proprio, diciamo così, in termini tecnico-giuridici, ogni reato non può essere considerato tale se non c'è l'aspetto oggettivo, cioè i fatti, ma anche quello soggettivo, cioè l'intenzione di compiere un certo tipo di reato, perché potevano essere anche cosiddetti danni collaterali, ad esempio, quindi involontari. In realtà è stato portato materiale che dimostra come ampiamente quelli che sono i soggetti a capo di Israele nelle loro varie funzioni abbiano palesemente ammesso la finalità di voler sopprimere il popolo palestinese, di liberare la Palestina dalla presenza di questi illegittimi abitanti e cittadini, ben più risalenti, se vogliamo dirlo chiaro, senza entrare poi in ulteriori polemiche, di quanto fosse la popolazione ebraica. Perché, e su questo proprio dico con una punta di cattiveria, noi sappiamo che tutti i richiami storici all'interno della Torah o altro che fanno riferimento alla presenza del popolo di Israele in Palestina, purtroppo non hanno avuto nessun riscontro archeologico. Quindi cerchiamo di stare un pochino su quella che è la realtà storica ed evitiamo che possa essere inquinata da tutto un insieme di aspetti che non ci renderebbero obiettivi nel valutare i diritti delle popolazioni sui territori che occupano o sui quali risiedono. Capisco di essere polemica, però bisognerebbe anche qui. No, ma io ho scritto un articolo che diciamo è comparso, tra l'altro ovviamente ho subito attacchi di tutti i tipi per questo articolo, è comparso sulla rivista La Fionda, che riguarda, io ho scritto un articolo dedicato, pensi, alla storia della Palestina, però io ho fatto una scelta volontaria, io mi sono bloccato con la storia della Palestina 1947, cioè io sono partito da, so, da Il Illotem. contrario, sì, Mi esatto. sono bloccato proprio perché ho detto, diciamo, tutto quello che diciamo, accaduto dal 47-48 in avanti, non dico che sia conosciuto da tutti, perché francamente per tutte le cose che ho sentito negli ultimi mesi ho qualche dubbio al riguardo, però mettiamola così, se ne parla di più. Però tutto quello che riguarda il pregresso, uno deve proprio andarsi a cercare, cioè ci sono, per carità, ci sono fior di pubblicazioni, fior di studi. Ecco, tra questi studi, tra quelli che corroborano quello che lei stava dicendo, ci sono fior di studi di archeologi israeliani. Cioè, Esatto, quindi esattamente. stiamo parlando di cose, come dire, no, perché siccome spesso ti accusa, lo sa, ci possiamo dare del tu, chiedo scusa, non lo, Certo. siccome come ricordavi tu giustamente le polemiche, per non parlare delle accuse, a mio avviso, psicotiche su questo argomento, comprese, forse ne parleremo anche, questo stesso ricorso alla Corte di Giustizia, perché addirittura non mi ricordo quale ministro israeliano, forse Ben-Gvir, ma non ne sono sicuro, abbia detto che la Corte era antisemita. Vabbè, Sì. so, io credo veramente che a un certo punto andate a leggervi la storia di Ben-Gvir, non dico altro, anche quella è pubblica, ognuno se la può leggere e si farà una propria idea sul personaggio. Però ecco, cioè, voglio dire, ci sono anche gli storici israeliani, gli archeologi in questo caso israeliani, che hanno proprio confermato questa versione. Quindi non stiamo parlando di teorie aperte, virgolette, antisemite, non lo dico perché
Purtroppo su questi argomenti lo sai meglio di me, bisogna andare coi piedi di piombo, è così. Esattamente. Sta di fatto che comunque non possiamo incominciare a dire chi ha diritto di chi o di che cosa nel cercare di risalire il più lontano possibile, perché non ci sono le evidenze storiche che legittimino in questo caso le pretese di Israele. Sta di fatto che ormai siamo arrivati ai tempi che siamo arrivati, questa diatriba sappiamo è in piedi da tempo. Nessuno, come dicevamo prima, ha negato gli attacchi che sono stati fatti da Hamas, ma ricordiamoci che sono stati fatti da Hamas, che è uno dei partiti che fuoriesce dall'ambito palestinese. I palestinesi non necessariamente si identificano in Hamas. Tra l'altro Hamas ha due anime, se vogliamo dirlo, o più di due, un'anima che sta candidamente seduta in Qatar e che dà disposizioni, e un'anima invece che combatte convintamente per il fatto di salvare la vita o di salvare la propria terra, e quella è l'anima che è a Gaza, che è in Cisgiordania, eccetera, e che viene anche spesso strumentalizzata. Anche quello che dico talvolta dai gruppi più oltranzisti, diciamo così, del dissenso, viene guardato male, però non possiamo continuare a discutere e decidere chi sono i buoni e chi sono cattivi. Ci sono delle implicazioni enormi, ci sono delle strumentalizzazioni enormi, quindi ci sono delle problematicità evidenti, chiare, anche nell'ambito palestinese. Detto ciò, che così ci siamo già inimicati una buona parte del pubblico, e, volevo dire, tornando all'ordinanza, il Sudafrica ha fatto, il team legale del Sudafrica ha fatto un lavoro enorme. Ha fatto un lavoro enorme che la Corte non poteva non riconoscere, non poteva non riconoscere che ci sono tutti quelli che, diciamo così, i presupposti per questo reato. Quindi il primo vaglio che ha fatto la Corte è innanzitutto vedere se sulla base della normativa presente poteva definirsi competente, perché un giudice deve essere competente per il tipo di problematica che gli viene sottoposta. E nonostante chiaramente anche qui contrasti, la Corte si è dichiarata competente. Secondariamente ha detto sì, l'istanza è ammissibile. Ci sono elementi sufficienti che rendono plausibile la possibilità che sia stato commesso e sia in corso un genocidio, quindi valuteremo il tutto. Però ha fatto una cosa importantissima, e siamo d'accordo che sia a livello storico un fatto unico. Lo dice persino Jeffrey Sachs, che è un noto professore della Columbia University, che si è sempre occupato di diritti umani, diritti civili, e con un'esperienza enorme, e ha dichiarato che questa è una parte assolutamente fondamentale di quello che abbiamo visto finora. Perdonate, è andata via, penso, per un attimo la linea. No, sì, Dicevo, vediamo di no, prego, prego. ecco, quindi Oliver Sa pardon, Jeffrey Sachs lo ha detto, è momento determinante, e ha aggiunto anche in un'intervista, tra l'altro, con Andrew Napolitano, giudice, ha detto chiaramente: fossi israele, mi vergognerei. Comunque, questa è un'opinione soggettiva, per quanto autorevole. Sta di fatto che la Corte l'ha presa in considerazione e ha emesso un'ordinanza. Questa ordinanza contiene delle disposizioni provvisorie e cautelari, cioè dice in sostanza: Israele, tu in questo momento ti devi muovere per impedire, e ha fatto un elenco di comportamenti che Israele deve porre in essere, cioè non solo impedire che avvenga un genocidio, devi anche prevenirlo. In che modo? Evitando che le persone all'interno delle unità abitative civili possano essere sfollate, che chiaramente dentro gli ospedali possono essere martirizzati, e via dicendo. Cioè, tutto quello che per noi è ovvio ed è logica. A quel punto Israele, certo, ha reagito, perché emettere delle misure provvisorie significa comunque che non è semplicemente ammissibile, diciamo così, l'istanza che ha fatto il Sudafrica, ma che evidentemente è più che plausibile che sia già avvenuto un genocidio, oltre al fatto che sta continuando in questo momento. Quindi, che cosa ci è sembrato importante in relazione a quello che è avvenuto e a questa ordinanza della Corte? Dire, signori, visto che hanno aderito oltre 130 paesi, adesso ancora si stanno muovendo altri paesi in adesione al Numero Sudafrica, importante.
Oltre, sì, non ho adesso i numeri sotto mano, ma comunque è un'adesione continua. Poi ci sono state oltre 1.000 associazioni tra sindacati, gruppi, Onlus e quant'altro, e ci voleva anche, ci siamo sentiti in dovere, quindi, di far aderire anche la società civile italiana che volesse partecipare, quindi cittadini normalissimi, che non si riconoscessero nel comportamento attuale di questo governo. Un governo che continua a guardare da un'altra parte, che è pienamente consapevole, perché se noi stiamo qui a discutere di questa ordinanza, delle misure, siamo consapevoli dei numeri di 400.000 unità abitative distrutte, sappiamo che ci sono migliaia di morti, in numeri pazzeschi, 25.000 si dice, se No, non più. siamo arrivati oltre i 28.000, una notizia proprio che ho preso dall'ANSA, quindi ufficiale. Perfetto, perfetto. Quindi sono numeri enormi nel giro da una settimana all'altra, perché io guardo i numeri di qualche settimana fa, quindi rendiamoci conto l'escalation. Quindi se siamo arrivati, noi sappiamo di questo, figuriamoci se non è adeguatamente al corrente un governo italiano con gli strumenti e i mezzi di cui dispone. Quindi ci stiamo semplicemente prendendo in giro. Ecco che allora abbiamo detto, purtroppo non abbiamo grossi strumenti per intervenire sul posto, sono stati bloccati. Sappiamo benissimo anche ad aiuti, sono stati bloccati i canali di comunicazione, via dicendo. Cosa possiamo fare noi in Italia? Beh, la prima cosa è diffondere l'informazione. Non possiamo fare diversamente e mobilitarci affinché la Corte si senta responsabilizzata, non aspetti 3-4 anni, ma come dire, intervenga o si muova in quella direzione in maniera più veloce. Questo è più o meno, questo è sostanzialmente lo spirito. E in che modo abbiamo pensato di farlo? Sicuramente spiegandolo in occasione di Paggia Grandangolo, sulla quale vorrei fare una piccola parentesi. Manlio Dinucci, nel dare le sue informazioni, ed è questo secondo me che è un unicum, in Italia e altrove, non si basa su notizie raccolte dal web, quindi non si basa su quelle che sono normalmente le fonti del dissenso. Sono tutti documenti o canali comunicativi ufficiali, cioè il New York Times, il giornale di Israele, altri tipi di giornali che sono pubblicati dalle nazioni che sono un pochino più libere di noi nel riferire anche fatti controproducenti per la loro immagine. E quindi dicevo, quindi Manlio Dinucci riesce a dare delle informazioni che non vengono rese note direttamente addirittura con canali ufficiali. Quindi questa è e quindi non può essere smentito, questa è la peculiarità. Chiudendo parentesi, quindi dicevo che cosa abbiamo pensato di intanto, come dire, al lato pratico realizzare una cosa molto semplice, un canale Telegram che si chiama proprio Mobilitiamoci contro il genocidio, dove chi vuole iscriversi è pubblico, riceverà ogni giorno qualche pillola, qualche informazione che non è in generale disponibile, sempre a cura di Manlio Dinucci, che è il più addentro e che si occupa specificatamente di questo. Collegato al canale abbiamo creato un gruppo, questo gruppo si chiama Gruppo Firma. Molto semplicemente, chi voglia aderire a questo sostegno allo Stato del Sudafrica davanti alla Corte può lasciare il nome, cognome, la professione e la provincia, punto. Cioè solo i dati che caratterizzano la diversità della società civile, quindi qualsiasi professione o qualsiasi non professione, dallo studente al pensionato altro, può indicare proprio per far vedere che siamo eterogenei, e la provincia altrettanto per indicare la distribuzione nell'ambito dell'Italia, quindi in luoghi diversi, perché raccoglieremo poi queste firme e le manderemo alla Corte. In che modo? Abbiamo preparato un documento che si chiama Mobilitiamoci contro il genocidio, che analizza appunto i fatti accaduti nella sequenza giuridica, e che si conclude sostenendo quanto dichiarato dalla Corte. Raccoglieremo queste firme e invieremo le prime 1.000, a distanza di un po' di giorni manderemo le seconde 1.000, in maniera tale da tenere la pressione sulla Corte di Giustizia, anziché fare la solita raccolta su Change, che ci siamo ben guardati dall'utilizzare, anche se per noi è una fatica enorme poi raccogliere le firme tramite questa soluzione sul gruppo Telegram ovviamente, ma abbiamo proprio voluto allontanarci totalmente da quegli ambiti,
E quindi fare in modo che la Corte continui ad essere sotto pressione, perché vedrà 1.000 persone della società civile oggi, ne leggerà altre 1.000 fra un po' e continuativamente, finché potremo raccogliere firme, in modo tale che sappiano che sono sotto osservazione. Facessero così in altre nazioni, anche quelle che hanno già aderito alla, diciamo così, all'iniziativa del Sudafrica, penso che la pressione diventerebbe davvero forte, davvero notevole, e quindi forse potrebbe accelerare quel percorso giudiziale che la Corte comunque deve fare, a maggior ragione, visto come si è espressa nell'ordinanza. Questo è un po' il punto nodale. Io tra l'altro ricordo che, chiaramente non possiamo adesso esaminare i singoli punti dell'ordinanza, perché è anche un provvedimento veramente importante, poi diventerebbe quasi una lezione di diritto internazionale. Però ecco, mi sembra che ci sia un altro passaggio di questa decisione che comunque ha la sua importanza. A un certo momento la Corte chiede allo Stato israeliano di inviarle, credo con cadenza mensile, se non ricordo male, una report delle misure Esatto. che lo Stato abbia nel frattempo adottato per ottemperare a quanto richiesto dalla Corte. No, questo lo dico perché, diciamo, fino ad oggi, posso dire che lo Stato israeliano è sempre rimasto, io uso il termine molto dolce per non essere accusato di altre cose, è rimasto abbastanza indifferente rispetto a tutte le esortazioni e richieste che sono provenute via via dalle Nazioni Unite, da altre organizzazioni internazionali, dai cosiddetti alleati. Poi si sa che il rapporto Stati Uniti-Israele è molto particolare. Io ho fatto, ricordo tempo fa, un'intervista per esempio con l'ambasciatore Alberto Bradanini, che ricordava, infatti credo che fosse anche il titolo di quell'intervista, Israele è il 51esimo Stato degli Stati Uniti d'America, e non è tanto per dire, eh. Cioè, per chi conosce quella realtà magari avrà gli elementi per giudicare. A mio avviso ha ragione quando dice questo, però poi ognuno ovviamente. Però ecco, anche questa, quello che volevo dire io, anche questo passaggio dell'ordinanza è importante, perché nel momento in cui Israele, ecco, questo lo posso chiedere, cioè nel momento in cui Israele se ne no, rimanesse indifferente anche rispetto a questa ulteriore richiesta della Corte, cioè che cosa potrebbe accadere, quali potrebbero essere le conseguenze, giuridicamente parlando, dico, eh? Allora, intanto facciamo una precisazione. Quando Israele, ed è inutile che lo neghiamo, io non ho problemi a risottolinearlo, è sempre stato trattato con i guanti bianchi, in qualsiasi ambito diplomatico internazionale. Perché? Perché dopo la Shoah, dopo quello che è successo, è stato considerato un popolo penalizzato, sicuramente ha passato lui stesso un genocidio, però ricordiamoci che di genocidi ce ne sono stati diversi, non è stato l'unico quello di Israele. Sicuramente quello che ha avuto forse più numeri e forse più, diciamo così, impatto documentale e quant'altro, quindi è indubbio, però sappiamo benissimo che i genocidi ne sono stati altri e non andiamo oltre. Sta di fatto che è sempre stato trattato diplomaticamente, internazionalmente, con i guanti bianchi. Ora però ci troviamo che da vittima sta diventando carnefice. Ed è verissimo questo che dicevi prima, cioè è stato detto chiaro e tondo: queste sono le misure provvisorie che noi chiediamo ad Israele di attuare, e chiediamo anche che ci dia dei report ben precisi su quello che ha fatto in relazione alle misure provvisorie. Se Israele farà come ha già dichiarato di fare, di fatto, orecchie da mercante di fronte a una situazione del genere, ecco che allora dobbiamo cercare di capire come funziona la Corte per capirne le conseguenze. La Corte non ha strumenti coercitivi, cioè l'ONU in sé per sé non ha strumenti coercitivi. Le forze militari dell'ONU sono i cosiddetti caschi blu, che intervengono però come, diciamo così, pacificatori, per quanto questa parola faccia un po' ridere in mano dei soldati, ma sono intervenuti in più di un'occasione, al contrario, quindi per cercare di frenare quello che è, diciamo così, l'impulso violento e bellico in determinate zone. Ma non può in generale l'ONU e la Corte disporre di strumenti per obbligare Israele a comportarsi in un certo modo dal punto di vista coercitivo. È chiaro però che potrà avere un eco devastante,
cioè Israele stesso, oltre agli oltre 70 risoluzioni che ha eluso, ecco che allora potrà essere soggetto a quelle che sono altre misure che sono state adottate e sono state risoluzioni che le Nazioni Unite hanno preso in passato nei confronti di altri stati, embargo e altri tipi di soluzioni economiche o interruzioni di rapporti e via dicendo. Lì bisognerà vedere se dovessero essere prese queste soluzioni, ci saranno i paesi in coerenza che le adotteranno, quindi daranno il loro voto. E se poi ci sarà un seguito. È vero che sia le Nazioni Unite sia la Corte purtroppo hanno avuto dei momenti di cedimento non indifferenti negli anni passati, quindi hanno perso di autorevolezza e hanno perso quel vincolo, quella pregnanza che avevano all'origine, immediatamente dopo la guerra. È chiaro che la necessità di un diritto internazionale che creasse un equilibrio tra nazioni era assolutamente importante, era forse più sentito. Adesso è come se ci fosse l'esigenza invece di fare i battitori liberi da parte di alcuni. Quello che invece è importante ripristinare, e anche il motivo della nostra mobilitazione, è proprio invece ridisegnare, ridare autorevolezza a questi organismi, come può essere la Corte Internazionale di Giustizia, come possono essere le Nazioni Unite. Perché se non cerchiamo di dare valore di nuovo a questi strumenti, per quanto carenti, per quanto manchevoli in determinate situazioni, è finita. Cioè, rimane la legge del più forte. Se cancelliamo anche questo, se omettiamo di riconoscere questo o eludiamo questi strumenti, a quel punto si gioca con io ho la bomba atomica, tu non ce l'hai, vinco io, ho diritto io. Io ho queste le armi chimiche, eccetera. Io sinceramente me ne frego delle convenzioni e utilizzo le bombe a grappolo. Sai che c'è, a quel punto io sono ancora più bravo e ti utilizzo il fosforo bianco e andiamo avanti così. Così Quindi, vedono proprio i risultati. basta. Allora a quel punto vale la legge del più forte o peggio ancora, potrebbe essere non il più forte necessariamente, ma il più spietato, cioè quello che utilizza gli strumenti più subdoli, perché sappiamo che, non so, determinate armi, per esempio, sono più costose, ma altre sono più dirompenti, oppure alcune distruggono in un determinato modo, altre invece vanno a sterminare la popolazione. Ad esempio, quello che sta facendo Israele, cioè senza usare armi atomiche, ma sotto gli occhi di tutti, sta inquinando le falde acquifere. Io uccido un paese. Non ho neanche bisogno di scomodare armi troppo potenti per uccidere un paese se inquino tutta la disponibilità d'acqua che c'è, che è già carente di per sé. Quindi. Aggiungendo che se distruggi gli ospedali impedisci alla gente di curarsi. Noi abbiamo delle notizie, cioè vabbè, io molto spesso preferisco alcune cose non dirle perché veramente mi fa ribrezzo che certe cose possano accadere sotto gli occhi del mondo intero, perché ecco, almeno ai tempi dell'Olocausto, mettiamola così, anche se non era vero, perché io da storico dico che non era vero, che non si sapesse, perché molti lo sapevano, e come se lo sapevano quello che stava Certo. succedendo. Però ecco, ci poteva essere la giustificazione, ma non si sapeva, no, no, stavolta si sa perché tutte le fonti di cioè voglio dire, se ne parliamo io e te che siamo, come dicevi giustamente prima, non abbiamo posizioni governative, incarichi ufficiali e queste cose le sappiamo, evidentemente le informazioni ci sono e anzi a certi livelli è presumibile che ci sia anche un'informazione più accurata e più dettagliate, ricordo le notizie che arrivano, adesso ne dico soltanto una, tanto per dei bambini che vengono operati senza anestesia e che in conseguenza di questo, a bambini e anche adulti, per carità, cioè diciamo persone, esseri umani che poi perdono la vita perché vi allora, cioè, chiedo scusa, speriamo che YouTube non ci. Immaginate cosa vuol dire che ti amputano una gamba senza anestesia? Cioè. È devastante. O interventi chirurgici all'interno, ma sono cose tremende. Non più tardi, credo che Emalio abbia inserito questo video nel canale recentemente, sono intervenuti truppe israeliane all'interno di un ospedale e hanno letteralmente strappato dai letti le persone che erano sottoposte a flebo e a quant'altro. Allora, io mi chiedo, una persona malata a letto in quelle condizioni fosse anche, cosa che non era, il capo del più grande gruppo terroristico mondiale, è assolutamente in quel momento inerme e non è assolutamente in grado di nuocere. Quindi, se anche fosse, si trovano delle soluzioni alternative se io lo dovessi arrestare.
ma comunque erano dei normalissimi civili all'interno degli ospedali. Ecco, di fronte a questo, come possiamo dire che non c'è una volontà chiara di sterminare completamente il popolo di Israele, i civili, perché stiamo parlando di civili. Quindi. Quantomeno io penso che se non ha, allora, volendo essere, uso il termine ottimisti, anche se nel contesto ovviamente è un termine assolutamente inappropriato, quantomeno c'è una volontà precisa di pulizia etnica, perché nel momento in cui tu vuoi rendere questi territori nei fatti inabitabili, perché voglio dire, se distruggi gli edifici abitativi, se distruggi le scuole, se distruggi gli ospedali, se rendi le condizioni di vita inaccettabili, diciamo che, ripeto, nella migliore delle ipotesi, il tuo obiettivo, così almeno io lo percepisco, è quello che la gente se ne vada, perché voglio dire, ti rendo le condizioni talmente invivibili che ti spingo ad andartene. Quindi, nella migliore delle ipotesi, potrei operare di pulizia etnica, però ho detto nella migliore. Etica, sì. Tra l'altro non vorrei aver fatto un lapsus, voglio dire, il popolo di Palestina, ma anche di Israele, perché, tra parentesi, a Israele ci sono più popolazioni, ci sono popolazioni arabe, ci sono popolazioni ebraiche, eccetera. E addirittura hanno fatto delle azioni, l'esercito israeliano ha fatto delle azioni, diciamo così, violente, repressive anche nei confronti di dissidenti ebrei, di dissidenti israeliani. Quindi, chi sta governando e che si sta muovendo in una certa direzione non è nemmeno lo Stato di Israele o il popolo di Israele, è il governo attuale che non ha una posizione, non è condiviso, passatemi il termine, all'interno della nazione in questo momento. Basta vedere la stampa come si pronuncia in Israele, che nonostante tutto è ancora libera rispetto alla nostra, sono più liberi loro di noi. Esempio Ares, che proprio è chiarissimo. Quindi, tra l'altro, parlando di questo, qualcuno mi ha obiettato, e d'altronde, come abbiamo votato noi questo governo, noi italiani inteso, gli israeliani hanno votato quel governo. Allora, al di là del fatto che ormai sappiamo benissimo che il voto è tutto relativo, perché se dovessimo fare delle analisi di voto ci chiederemmo davvero che cosa sarebbe la situazione nostra o di altri se tutti andassero a votare e non solo una parte, che però non è, come dire, cosa non facile, perché io capisco benissimo chi invece faccia la scelta di non andare a votare. Proprio di fronte a quello che è lo spettacolo dei nostri partiti e via dicendo. Anzi, condivido pienamente in questo momento proprio quasi una sorta di astensione motivata e costituzionalmente orientata, come ha fatto il movimento di Paolo Scheus per alcuni versi. E quindi dicevo, all'obiezione, c'è stata questa obiezione. Gli israeliani hanno votato il loro governo, certo, però è un governo che ha dato delle sorprese. Non sarà stato votato da tutti, ci sono fasce di astensionismo anche in quel caso, e comunque sia, non è che se un governo prende una certa direzione solo per il fatto che qualcuno l'abbia votato, poi sia legittimo quello che fa o sia legittima la direzione che prende. Quindi anche queste obiezioni fatte da alcuni filo israeliani non le capisco, sinceramente, non le trovo logiche, ripeto, fatte pacificamente da alcuni filo israeliani. Ora, che cosa ci aspettiamo dal punto di vista di questa mobilitazione? Ci aspettiamo solo di fare la nostra parte, vediamo poi che cosa, dove si va, se qualcosa aiuta o altro. Perché il problema è che se dove, no, non nessuno può per pensare a miracoli, come dico, nessuno ha la bacchetta magica, però è anche vero che nonostante tutti i problemi che si abbiano in Italia e non apriamo parentesi su Ucraina, Russia e quant'altro, che sono poi all'origine di buona parte delle nostre problematiche economiche, sociali e quello che sta avvenendo, se non facciamo un qualche cosa, non ci sentiamo parte di un progetto, ecco, forse ci sentiremo poi un domani, come dico sempre, dal lato sbagliato della storia. Tu dove eri e cosa facevi in quel momento storico che qualcun altro vedrà come, penso, il quadriennio più allucinante dal dopoguerra in poi, almeno io lo considero tale, sotto ogni profilo. Cioè, è come se ci fosse
un DC nuovo, no? Anziché dopo Cristo, un dopo Covid, che cambia completamente quella che è la nostra percezione, la nostra vita, il nostro modo di ragionare, il nostro modo di rapportarci alle persone, e via dicendo. Non vado oltre perché non vorrei dire No, certo, qualcosa di ma non. sono pienamente d'accordo perché molto spesso quando si vivono determinati periodi storici non c'è la percezione immediata di quello che accade o quantomeno non c'è la lucidità e la razionalità che chiaramente a posteriori e disponendo anche di informazioni più accurate si può avere. Diciamo che in alcuni casi sei costretto a diciamo, elaborare delle ipotesi che però in molti casi poi si rivelano precise, come appunto con riferimento alla nota questione che anch'io preferisco per il momento non nominare, visto che mi sono già beccato una volta uno strike su un video che non c'entrava nulla con l'argomento, basta nominarlo e automaticamente scattano le conseguenze, viva la democrazia e la libertà di espressione soprattutto. C'è un ultimissimo passaggio politico che ci tenevo un attimino a commentare con te, riguarda la mozione, anzi le mozioni, perché sono state più di una veramente, che sono state votate dal Parlamento italiano. Allora, io non ho mai nascosto che dal mio punto di vista l'Italia è un paese senza sovranità e dico questo alla luce di fatti concreti. La nostra politica di difesa, stendo un velo pietoso, la nostra politica economica è del tutto subordinata alle regole comunitarie dettate da eurocrati che io non ho votato, non so chi li abbia votati, io non li ho votati. La nostra politica estera è vincolata da clausole di un armistizio che purtroppo da storico mi piacerebbe leggere, non ho mai avuto occasione. Per cui diciamo che a livello di sovranità siamo messi in maluccio, mettiamola così. Perché questi sono i fondamenti della sovranità di uno Stato, quindi sono economia, finanze, politica estera, difesa. No, non c'è quello di parlare di sovranità, ma leggetevi un qualunque manuale di, voglio dire, di teoria generale della politica o delle istituzioni e questo vi dirà. Però ecco, allo stesso tempo diciamo che il nostro governo si è dimostrato in alcuni casi più realista del re. O quantomeno per fare tutto il governo e Parlamento. Sarebbe facile dire, ah no, la maggioranza, no, io ci includo pure l'opposizione in tutto questo discorso. Quindi per me uguali sono. Se ci fosse stato il governo, l'altra parte sarebbe esattamente nella stessa identica situazione. Non prendiamoci in giro, no? È inutile fare tanti discorsi. Però ecco, hanno votato queste mozioni, visto che sono più di una. Che però sono, io ho letto un articolo che ho fatto sull'Indipendente, invito tutti a leggerlo perché è un commento efficace. L'Indipendente come testata, si chiama proprio l'Indipendente Online, diretto da Andrea Lei. Praticamente questo articolo spiega come queste mozioni siano state limate di tutta una serie di passaggi rispetto a quella che doveva essere la versione ufficiale, come dire, quella che poi è stata approvata. Sempre quindi molto timidi, sì, chiediamo il cessate il fuoco, però c'è. Come dire, sempre molto, molto, molto soft e aggiungo, casualmente, ovviamente casualmente detto in senso ironico, dopo che l'America ha dimostrato una, a parole Certo. ovviamente, perché continua a mandare armi a Israele, quindi a giro, perché come dicevi tu hai detto una cosa che mi ha colpito prima, se ci fosse la volontà di fermare questo, embargo. Lo fermavi domani mattina, quindi non c'è una reale come le persone, anche gli stati si giudicano dai fatti, non dalle parole. Quindi è inutile che ci prendiamo in giro. Però diciamo che l'America sembra aver adottato un piccolissimo cambiamento però nelle parole, non nei fatti, e ovviamente segue la mozione del Parlamento italiano che da protettorato come siamo, dice: va bene, fede, caro Israele, magari potresti un po'. Io non so se tu abbia letto questi documenti, io non mi sono rifiutato perché non, sinceramente preferisco dedicarmi ad altro, non lo vedo utile, mettiamola così, però so, non usciamo molto, molto preciso, ecco. Siccome spero che il diritto di critica alle istituzioni e alla politica sia ancora consentito in questo paese, so, io non mi sento sicuramente di aderire a queste scelte, mettiamola così, che giudico nella migliore ipotesi troppo timido. No, non solo troppo timide sono queste emozioni, ma al di là di questo dimostrano un fatto terrificante che davvero noi, come dice Alberto Bradanini, perché è proprio Alberto che lo dice, siamo un protettorato e non una colonia. Fossimo una colonia sarebbe già tanto, tanta roba rispetto a quello che siamo ora, no? E quindi praticamente appena gli Stati Uniti cambiano atteggiamento, allora viene concesso anche a noi. No, neanche appena gli Stati Uniti cambiano atteggiamento ci ordinano di cambiare l'atteggiamento. Quindi proprio noi seguiamo determinati ordini. Questo è pacifico. Quello che a me stupisce è che ancora la gente, dopo tutto quello che è successo in questi 4 anni, non se ne renda conto adeguatamente. Forse
Ecco, io ricordo i miei nonni che sapevano benissimo che noi eravamo un protettorato, forse perché erano vicini alla guerra. Poi c'è stata una parentesi in cui la gente se l'è dimenticata perché la sensazione era quella di farci fare un giro in cortile e quindi non ce ne accorgevamo più. Adesso invece che stanno tirando un po' la cinghia, qualcuno si è risvegliato di nuovo e ha detto: ah, ma no, aspetta, è vero, siamo un protettorato, dobbiamo seguire le indicazioni. E quindi si sono risvegliati e forse qualcosina hanno capito. Quindi sì, assolutamente, ma questo perché? Perché gli Stati Uniti stessi hanno difficoltà a gestire Israele, o meglio, si pensava e si è sempre pensato al famoso discorso del 51esimo Stato. In realtà non è nemmeno così. Sarebbe già tanto se Israele fosse il 51esimo Stato, vorrebbe dire che chi gestisce il tutto dal punto di vista economico, finanziario, eccetera, sono gli Stati Uniti. Invece non sono gli Stati Uniti a gestire Israele, sono Israele, gli Stati Uniti hanno in comune delle forze economiche, finanziarie, che si occupano di armi e che si occupano anche di, diciamo così, attività di intelligence particolare, che dispongono di informazioni non sempre ortodosse e quindi possono tenere sotto ricatto dei singoli parlamentari americani, e che sono quelle che poi determinano una certa direzione di politica estera, di politica interna e quant'altro. Quindi noi continuiamo a parlare di stati come se davvero gli stati avessero un senso. In realtà nemmeno Israele ha una sovranità propria, come abbiamo scoperto che nemmeno gli Stati Uniti ce l'hanno. Noi durante il periodo della guerra tra Ucraina e Russia ci siamo resi conto che non è il Parlamento statunitense, cioè non sono gli Stati Uniti che hanno deciso di. Intanto c'è una parte significativa di persone che corrispondono al gruppo dirigente della NATO. Secondariamente c'è un altro gruppo interno alla CIA, perché non tutta la CIA, anzi la CIA non è assolutamente omogenea, è disomogenea anche lei con le sue correnti, con i suoi rapporti di forza. Quindi di fatto noi ci dobbiamo dimenticare che quando parliamo di Italia, Francia, Germania, Israele, eccetera, stiamo parlando di stati. Ormai dovremmo proprio indicare i gruppi appartenenti a, provenienti da. Se proprio proprio noi dovremmo parlare di gruppi finanziari, economico-politici provenienti dagli Stati Uniti o provenienti da Israele che trovano un accordo per andare in una certa direzione. La sovranità nazionale non esiste più, come non esistono nemmeno dei governanti che la rappresentino o che rappresentino la nazione. Perché se noi offuscassimo l'immagine televisiva e modificassimo le voci, noi ci confonderemmo tra soggetti come la Meloni o la Schlein. Non sapremmo distinguere, basterebbe fare un gioco di questo tipo e non ti renderesti neanche conto che hanno cambiato governo. Cioè ecco perché, ripeto, siamo degli esecutori e tra l'altro io credo che in questi 4 anni l'Italia proprio abbia perso dignità, siamo stati peggiori, o meglio, i migliori esecutori di ordini altrui. Credo che nessuno abbia questo primato in Europa. Anche la Germania sta cercando di farci concorrenza negli ultimi tempi, andando contro qualsiasi interesse tedesco, e Tipo quindi forse, Nord Stream, per esempio, giù di lì. per esempio, sì, con Nord Stream devo dire che con Nord Stream diciamo che ci hanno superato per alcuni aspetti, perché tanto noi a quel punto non ci siamo arrivati, però insomma siamo sempre degli ottimi contendenti per avere il primato dei migliori esecutori di ordine altrui. Ecco, quindi questa è un po' l'impressione così proprio a braccio di quello a cui facevi riferimento riguardo a queste emozioni italiane che lasciano il tempo che trovano davvero. Diciamo che torna sempre di attualità una intervista un po' risalente, però attualissima allo stesso tempo, di Indro Montanelli, quando a un certo punto, non ricordo, forse sera alla fine, diceva: ma noi italiani in qualcosa siamo bravi, sì, nei mestieri servili. In quello, adesso sto parlando, non mi ricordo le parole Sì. esatte, in quello non abbiamo rivali, camerieri, servi, per quello siamo direttori d'albergo,
Per quelli siamo ineguagliabili, come dicevi tu, quasi, perché adesso giustamente c'è la concorrenza tedesca che ci ha, diciamo, messo in crisi, tra virgolette, in senso ironico, si intende. Io ti ringrazio tantissimo, naturalmente nella box informazioni di questo video metterò anche il link al canale Telegram, in modo tale che chiunque vorrà potrà aderire a questa iniziativa. Possiamo sfatare soltanto un piccolo mito di questo paese, che è molto di cui una delle frasi più ricorrenti: e io che ci posso fare? E guardate, se ragionassimo così, o meglio, se continuiamo a ragionare così, ho paura che forse saremo lì, forse vivremo ancora nelle caverne, non lo so, perché se non ci fossero state le persone che magari nel loro piccolo iniziavano a fare qualcosa, e quindi tutto sommato mettere una firma non è che sia sto grande impegno. E poi un'altra cosa importante, ricordiamoci che essere contro certe politiche non vuol dire essere questa stupidaggine, che diciamo una volta, questa fesseria che viene detta dell'antisemitismo. Primo, anche gli arabi sono semiti, quindi già questa è una fesseria. Secondo, ricordiamoci bene che criticare un governo, fosse anche quello di Israele, non vuol dire essere contro gli ebrei, perché tra parentesi, metà, almeno forse anche di più, degli ebrei mondiali in Israele non ci vive, non ci vuole neanche vivere. Chiedetevi Eh perché. sì. Chiedetevi perché, questa magari è una cosa che non vi dicono spesso, ve la dico io, chiedetevi perché. E gli hanno fatto punti d'oro e gli hanno risposto: sono con una signora, non lo posso dire, ma ci siamo capiti. Insomma, io ti ringrazio tantissimo e naturalmente spero di averti ospite, sarà un piacere. Grazie, Pandito. Grazie a voi per l'ospitalità e per l'accoglienza. Grazie mille. Grazie, grazie Ciao, a per presto. questa iniziativa qui, sicuramente io aderirò, poi spero in tanti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie mille. Perfetto.